Abbiamo visto la partita insieme al caro generale, che ormai penso che conosciate benissimo, no? Assolutamente. E io mi aspettavo una Roma arrembante, una Roma che vincesse tranquillamente la gara. Il risultato dice che la gara poi l'ha vinta e come, ma onestamente ha faticato. E fatemelo anche dire, a mio modo di vedere, il risultato è anche bugiardo. Ah Non so se tu sì. confermi o meno. No, confermo giustamente Io perché il primo tempo c'è stato solo il Bologna a giocare. Ho contato almeno 6-7 palle gol nitide, nitide del Bologna, che veramente ha macinato gioco ed era sempre. Il portiere Olsen ha fatto tre o quattro interventi veramente Sì, devo dire, è difficili. stato anche bravo il È portiere, stato bravo, sì. però molte volte faceva una gara per colpirlo i giocatori. Infatti. Facevano veramente a gara tra sé, Edera là, come si chiama, Sansone, no, Santander. Sansone, Edera, Santander, Soriano, è la miseria, ma dico È stato io, sfortunato, ha preso pure una la traversa, traversa, sì, a fine primo tempo. e ha Un fatica, rigore che... il rigore, È parliamo del rigore, vabbè, è rigore. rigore. Secondo me è stato bravo comunque Sharawi perché se l'è cercato e devo dire che il Sharawi secondo me in questa squadra ad oggi, al di là del fatto che poi è il capocannoniere della Roma, ma il Sharawi a mio modo di vedere deve giocare. Il Sharawi al momento è in palla, in gamba, io tenerlo fuori, boh, sicuramente c'è da fare anche un po' di turnover se vogliamo far giocare anche gli altri, ma il Sharawi E di fatto quando ha trasferito Quando Sharawi ha ha cambiato cambiato l'inerzia e la sorte l'inerzia della della partita. Poi con De Rossi l'hanno proprio Bravo, un altro blindato. esattamente. De Rossi pure è un altro giocatore che ti dà equilibrio. Se manca lui, la squadra soffre. Comunque è una squadra, la Roma, molto voltata all'attacco, che molte volte si fa trovare impreparata in fase difensiva, dove infatti spesso gli avversari sono sempre in superiorità numerica perché perdono palla. E alla lunga, secondo me, se becchi una squadra, se Ah stasera sì, becchi una squadra che poco a poco è concreta, riusciva a fare qualche gol prima. Ah ne prendi 2-3 e te ne vai a casa. Ne sì, prendi 2-3 e te ne vai a però c'è casa. pure la forza di farli i gol, In quindi fase offensiva è dietro soltanto alla alla Juventus, come Juventus, sempre. sì, Quindi, come numero di gol da segnato, questo sì. punto di vista, sì, anche se sappiamo bene che nel campionato italiano bisogna prima non prenderli. E di fatto l'abbiamo vista con la Fiorentina in Coppa Italia, ne ha preso 7. È vero, è Non è vero, è vero, è una verissimo. Comunque, cosa sta gara molto qua un po' semplice. va a stemperare la nostra prestazione col Bologna, dove sì, abbiamo perso, però il Bologna di Mihajlovic non è una squadretta, è una squadra ben organizzata, una squadra No, che giocando fuori casa il Bologna, per esempio, io avevo detto che l'Inter aveva fatto proprio una figuraccia. una figuraccia, sì, però purtroppo vedendo questa sera giocare il È Bologna, vero. non è Poi, che... guarda, il bello del calcio, se vai a vedere appunto questo, con noi per esempio hanno creato sì e no la metà delle occasioni e hanno vinto. Ah sì, io Se. quello che ricordo Questo è il bello del una calcio. parata di Handanovic, poi abbiamo preso gol, però purtroppo È così, è così. non riusciamo a farle l'Inter i Fatto gol, sta quindi... che la Roma è in corsa. Roma e Milan sono in corsa, Guarda, Atalanta e Lazio invece si sono arenate un pochettino. all'inizio campionato mi avevi fatto fare un sondaggio, Sì. no? E la Roma l'avevo messa al terzo posto. Mo' non lo so se effettivamente E noi perché dove ci metteste? è Al poco, secondo o quarto? no, al quarto posto, Ah, Inter quarter. tra terzo e quarto E posto. ad Comunque oggi? la Roma, ma adesso la classifica dice che ancora siamo noi al terzo posto, Però ti senti di però... confermarlo quel sondaggio o magari fai un passo Ma indietro? speriamo che restiamo al punto che siamo. Speriamo sì, ma il tuo sentore? Ma un settore io con l'Inter, guarda, è da tanto tempo non ne faccio più scommesse Perché perché l'Inter te le fa perdere le fa due o scommesse. tre partite che sembra che siamo arrivati e poi crolla. Ma Comunque, sì. quest'anno pure la Roma Molto è molto, altalenante, molto, molto molto, altalenante, molto, molto altalenante. più di noi. Però ad oggi, secondo me, in effetti ci sono due posti in Champions per tre squadre. E quelle tre squadre sono Roma, Inter e Milan. Milan. Ma
c'è poco da fare. La Lazio tra La Lazio adesso si infortuni, sarà staccato un pochino. quello e quell'altro. L'Atalanta, che pure esprime un ottimo gioco, però forse alla fine non ha Ma non ha quei valori che queste hanno queste squadre che abbiamo. squadre qua. Sì. Fatto sta che quando vinci queste partite, che onestamente, se vai a vedere la prestazione, meriti di perdere, e forse poi alla fine, quando riesci a portare anche a casa queste partite, alzi l'asticella, come si può Infatti, dire. queste sono le classiche partite che fa la Juve, che a volte la Anche mettono se sotto, la mettono la sotto, mettono sotto, poi ma non, trova sempre il però modo non, su, non per subisce portarla a casa. proprio occasioni così clamorose come le ha create stasera il Bologna. No, no, Lasciamelo dire, no, no, non in questo il senso, Bologna però. ha proprio dominato sia dal punto di vista del gioco per 60 minuti, e sia dal punto di vista delle occasioni, che è arrivata proprio in porta con facilità. Arrivava in porta con E infatti non facilità. abbiamo visto nemmeno il possesso palla. Il possesso palla non l'abbiamo visto, però Secondo me sarà stato più del Bologna che della Roma. può essere, però fatto sta che la Roma l'ha portata a casa, e questa gli va dato atto. Quando la porti a casa, complimenti a loro. Va bene, commentate, iscrivetevi, likeate. Noi che cosa vogliamo dire? Come al solito, siamo interisti, per cui amala sempre e comunque. Forza Inter, Forza un Inter, forza abbraccio da Inter. casa generale. Ciao, ciao a tutti.